Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP23 per continuare la nostra carriera pilota. Credo sia il 19° episodio. Fatto sta che nello scorso abbiamo fatto il Mugello, andando a partire addirittura dalla 21esima piazza, quindi molto molto indietro, terminando la gara in quinta posizione e la sprint race in settima. Quindi un weekend abbastanza complesso a dire la verità, ma comunque positivo. Siamo attualmente in classifica in quinta piazza, con 4 punti di vantaggio su Vignales, con cui abbiamo una sfida attualmente per il turning point, e che nel caso riuscissimo a vincere ci probabilmente garantirebbe parecchi aggiornamenti e forse nella seconda parte di stagione addirittura una moto ufficiale. Per ufficiale non intendo ovviamente che cambieremo team, intendo semplicemente che avremo una moto con degli aggiornamenti tale che potrebbe essere paragonata a quella del team ufficiale, ma è ovviamente ancora tutto da vedere. Ultime 5 gare veramente positive, a dire la verità la migliore è stata quella di Jerez perché abbiamo ottenuto la seconda piazza, ma anche in Francia nella sprint abbiamo vinto, quindi un ottimo risultato, e comunque anche al Mugello siamo stati messi abbastanza bene. Attualmente siamo al Sachsenring, l'ultima gara del turning point, quindi una gara dove abbiamo bisogno di una reazione veramente forte, no? Dove abbiamo bisogno di mostrare che siamo forti, e quindi io direi che ovviamente mi pare giusto partire dall'ultima posizione, 12esimi, tempo di 1:20:01, un tempo disastroso, prendendomi 1:09 dal primo e 0,5 secondo dal penultimo. Io odio il Sachsenring, vado male in qualifica, le due cose non potevano che sommarsi creando un disastro completo in qualifica e quindi obbligandoci a una rimonta in una pista dove rimontare è veramente difficile, perché questa è una pista dove io non mi trovo a mio agio in quanto di fatto non ci sono staccato, è una pista molto tortuosa, anche abbastanza strettina, quindi l'opposto delle piste che piacciono a me, e noi qui dobbiamo fregare uno con la moto ufficiale che era sicuramente, credo, nel Q2. Quindi proprio ragazzi, questa è Mission Impossible. Infatti non so se Aprilia si convincerà a investire le risorse necessarie su di noi. Fatto sta che nel prossimo episodio ci sarà l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva ad Assen, poi a Silverstone i test stagionali li faccio da solo, stavolta il video non lo faccio, e poi la pausa estiva, il che ci andrà a implicare di dover fare una buona prestazione qua per cercare poi nella seconda parte di stagione di avere una buona moto per ottenere i risultati migliori possibili e garantirci una buona chiamata l'anno prossimo. Ho detto qualsiasi cosa potessi dire, quindi direi che possiamo subito cominciare. Prima però vi invito ovviamente a iscrivervi al canale per supportarmi, a voi non costa niente, per me è un aiuto veramente grandissimo. Ragazzi, veramente ve lo chiedo per favore, perché non vi costa niente e mi supportate veramente in una maniera enorme, quindi per favore iscrivetevi al canale, e vi invito ulteriormente anche a seguirmi su Instagram, vi lascio qua sotto il link in descrizione, anche questo è veramente veramente importante, quindi laddove appunto vogliate supportarmi vi invito a farlo. Detto questo ragazzi, andiamo nella sprint e cerchiamo di rimontare. Ed eccoci ragazzi, ci siamo in griglia, pronti per una gara che sarà sicuramente difficilissima, dove dovremo solamente limitare i danni. Iniziamo la gara, siamo pronti per partire. Cerchiamo ragazzi di ottenere un buon risultato, pronti per partire. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo. Partenza che definire disastrosa è fargli un complimento. Staccata in curva 1 sbagliata. Però cerchiamo nella percorrenza di curva 1 di infilarci il più possibile. Oh mamma mia, ho toccato Marini. Un po' di caos qua all'inizio. Ci fiondiamo interni. Siamo 13esimi. Che odio che ho per questa pista, ragazzi. Un odio veramente totale. Una pista dove è anche fondamentale l'uscita di curva, che noi ovviamente non abbiamo affatto. Ho tirato una testata contro il guardrail. Vignales più 0 punti. Non mi ricordo quanti ne dà la sprint, ma è sicuramente nella top 9 perché avevamo 4 punti di vantaggio prima. Oh mamma mia Marini.
Marini, Mir, ragazzi, no, veramente. Questa la vedo veramente grigia. Questa la vedo veramente tanto grigia. Interni qua su Luca Marini. Lo ripassiamo, c'è anche Mir qua davanti. Che va largo, allora ci fiondiamo dentro su Joan. Mamma mia, lì mi sta per prendere Mir. Binder lo vediamo qua davanti, ma niente. Un punto di vantaggio su Vignales attualmente. E potrei anche essere contento, il fatto è che c'è ancora la gara lunga. Ciò semplicemente implica che a meno che Vignales nella gara lunga non cada, possibilità 0,1%. Noi il turning point lo perdiamo. Mi sa che stavolta, ragazzi, il miracolo non lo facciamo. Stavolta il miracolo alla noi in moto 2 contro Acosta non lo ripetiamo. Salvo, come ho già detto, situazioni veramente clamorose. La moto che si intraversa tantissimo. A posto, siamo sotto. Partito Vignales, ha cominciato la sua operazione di remontata. Noi invece siamo ancora qua, fatichiamo in tredicesima piazza, fuori, fuori. No, 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 ragazzi, no. Non avrei ovviamente mai voluto buttare fuori Mir lì, però... Questa è, penso sia la dimostrazione più incredibile della fatica che sto facendo. Sono uscito fuori dalla pista e purtroppo c'è stato un contatto, ma... Per tutta la gara ho fatto sì fatica, sto facendo fatica, ma sono sempre stato pulito. Sempre. Ho sempre guidato pulito. E invece là sono stato costretto a... Cioè, non sono neanche stato costretto, sono rientrato in pista e ho centrato Mir. Qua mi ha passato Marini, dandomi un filino, una sportellata, ma va bene, ci sta. Non mi posso sicuramente lamentare dopo quello che purtroppo è successo con Mir. Inseriamo qua la moto, che si guida anche abbastanza bene. Il problema è che gli altri sono molto più veloci. Io la moto la guido bene, ma gli altri sono più veloci. Questa probabilmente sarà la peggiore sprint dell'anno. Senza, anzi, probabilmente, perché 14esimi ci abbiamo fatto una volta solo. E non so se la manteniamo, la 14esima piazza, già ve lo dico. Mi verrebbe anche da dire, per la roba su Mir potremmo darci una penalità, ma siamo già abbastanza penalizzati così. Quindi neanche a proprio fare ulteriori disastri. Più due punti Vignales. Signore e signori, gli aggiornamenti ufficiali li vediamo l'anno prossimo, magari su un'altra moto. E questo mi fa parecchio rosicare, e vi dico subito il perché. Tanto Marini qua va larghissimo. Larghissimo Marini, la mia moto che parte. Si muove tantissimo contatto, oddio. E ripassiamo. Fatto sta che, dicevo, mi dispiace tantissimo perché siamo sempre stati davanti a Vignales. Anche se sembrava difficile, sempre stati davanti a Maverick. E andiamo a perdere il turning point così alla fine. No, fuori. Passa Marini, giustamente. Non abbiamo preso il verde. E allora, signore e signori, ultima curva della sprint race della Germania, che concludiamo in schifesima posizione perché ho sbagliato l'ultima curva. Fatichiamo veramente tanto, ragazzi. Vignales ha fatto quarto col giro veloce. Veramente grigia. Noi 17esimi, Vignales quarto. La vedo veramente tanto, tanto, tanto grigia. Andiamo in gara e speriamo di riuscire a metterci una pezza. Parte sesto Vignales. Noi partiamo 22esimi. Vignales attualmente ha due punti di vantaggio. Non lo so, ragazzi, veramente non so che pensare. Proviamoci in tutti i modi, proviamoci a tutti i costi. Prima dentro, gas a martello. E ragazzi, andiamo. Non abbiamo veramente niente da perdere. Non abbiamo niente da perdere. Questo è poco, ma è sicuro. Ci infiliamo subito dentro. Ho toccato un sacco di Gian Antonio.
diciamo, un po' di caos della partenza. Ci può stare qua dall'esterno. Proviamo a fare una follia. No, no, non così, non così. Abbiamo fatto un casino. Un casino. E mi ha un po' restituito il favore Zarco. Zarco rimane qua davanti. Io non so se sia utopica l'idea di provare addirittura a ripassarlo. Cerchiamo di non renderla però utopica. A posto. Ho detto esattamente quello che non avrei dovuto dire, considerando che poi sono andato a girare, boh, nel parco chiuso, che sicuramente non vedremo questa gara. Secondo giro che parte adesso. E quelli davanti che scappano via, ragazzi. Che fuggono. Oddio, Morbidelli. Avvertimento. Giusto, anche questo. Tanto solo questo ci mancava. Morbido che ci prova dall'esterno. Abbiamo la traiettoria favorevole, ma inizia anche a fare fatica a controllare la moto, che ha serbatoio pieno. È più pesante e quindi più difficile. Contatto. Ci rinfiliamo dentro però. È bagarre con Franco Morbidelli per l'undicesima piazza, con Vignales a meno 6. Fosse stato un altro circuito. Fosse stato un altro circuito. Meno 7, ho capito, ma comunque era fattibile. Era fattibile ovunque, tranne che qua. Tranne che in Sachsenring, dove ho sempre fatto fatica. Bastianini, ancora lui. Rivale oramai pressoché storico. Da quando c'è il MotoGP, veramente ci abbiamo fatto tantissima bagarre. Qua mi continua a dire che non ho benzina, ma io ho il power a 2. Più di questo non saprei che fare. Mettiamolo a 1 in maniera tale da essere sverniciati ancora di più sul dritto. Lanciamo una staccatona con la moto che si muove. Riusciamo a infilarla dentro. Ok. Ragazzi, l'unica speranza è che Vignales cada. È l'unica. È l'unica, veramente. È veramente l'unica speranza. O che cado, che faccio un errore e finisca dietro di noi. Parecchio anche dietro. Ed è una cosa che non dipende da noi. Noi possiamo solamente cercare di limitare i danni e prenderci questa undicesima piazza. Questo è tutto ciò che è nelle nostre mani. Weekend fallimentare, anche perché l'obiettivo è una doppia top 10 e noi abbiamo fatto 17esimi nella sprint, secondo avvertimento. E adesso staremo facendo undicesimi. Dentro. Però noi ci rinfiliamo perché siamo testardi. E a Bastianini non gliela lasciamo vinta. Proviamo a infilarci, niente. Interni di nuovo. Parte il posteriore. Power a 3 un attimo sul dritto, vediamo se riusciamo a resistere quantomeno la Yamaha di Morbidelli. C'è anche la Honda di Mir che si propone per provare a farci del male, tra virgolette, nel senso a passarci. Bastianini qua davanti, però penso che abbiamo un passo simile. Almeno allo stato attuale delle cose mi sembra di sì. Quarto giro. Le gare al Sachsenring non finiscono veramente mai. Sono 8 giri, ma preferirei fare 8 giri in Malesia. Attenzione però qua, Bastianini va larghissimo. Dentro, dentro, dentro. Siamo più veloci, dentro. Ruota, ruota. Staccatona qua, in due non si passa. E lui va largo, forza dall'esterno. Rientra in traiettoria, c'è un contatto con Bastianini, con cui già la relazione è pessima e con cui continuano a esserci degli screzi. E dire che noi avremo quale obiettivo proprio quello di rimpiazzarlo in Ducati ufficiale, cioè più che obiettivo è un sogno, perché la Ducati ufficiale non penso che me la daranno mai alla seconda stagione, dopo averne fatta una da rookie con l'Aprilia. Però magari. E ciao. Mir e Bastianini ci disintegrano. No ragazzi, qua proviamo la staccatona selvaggia su Bastianini, sì.
E su Mir pure in percorrenza di curva. Poi devi girare, ok. Ed è fatta. E sotto questo aspetto ci siamo ripresi queste due posizioni. È una bellissima gara, una bellissima battaglia. Peccato che sia per l'undicesima posizione, mentre Vignales se ne va via a mantenere saldo il posto come primo pilota della squadra. Probabilmente il prossimo turning point sarà contro Espargaró, che è il secondo pilota della prima squadra, credo. Ipotizzo, ha senso. Io farei così quantomeno. Se un pilota fallisce l'appuntamento, tra virgolette, con il leader supremo della casa, lo metto con il vice leader per vedere se magari ha le qualità per fare quantomeno il vice leader. Io già mi immagino la botta alla reputazione che darà sta gara, perché ovviamente su questo gioco se fai decimo ti danno 50.000 punti esperienza, se fai undicesimo te ne tolgono tipo 10.000, non mi ricordo adesso di preciso quanti. Fatto sta che abbiamo perso 3 posizioni in una botta sola. Ne abbiamo riguadagnata una, forse ancora per poco, perché il Desmo motore ho già come l'impressione che ci frantumerà qua. Lanciamo qua una staccatona. Dobbiamo andare dall'esterno, non si può. Allora incrociamo, ci mettiamo interni, non si può. Non si può niente qua. Via, Rins e Mir non si passano. Devo stare pure attento perché io guido abbastanza sulle uova. Raga, ma tipo centrave voi due, non lo so. Tanto i piloti Honda sta stagione purtroppo stanno più per terra che sulla moto. Cadete anche voi due, così almeno la fate realistica. Cadere non cadono, ma a sbagliare sbagliano un po'. Sia mai che sbagli uno tipo Vignales, no. È vietato. E niente, ragazzi. C'è Marquez secondo. E di nuovo larghissimo. Ah, ragazzi, che tristezza, che frustrazione. La peggior gara da quando abbiamo esordito in MotoGP. Peccato, perché arriva in una situazione in cui eravamo veramente forti. Cioè, comunque andavamo veramente bene. Io addirittura iniziavo a pensare a una possibile rimonta mondiale, ma il Sachsenring ci ha bloccati. Ci ha detto, ehi, tu dove pensi di andare? No, 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 bello, te non hai capito proprio niente. Te ne stai fermo qua, bastianini dentro. Poi rialza. Rins e Mir qua davanti fanno bagarre. Noi da spettatori privilegiati ci godiamo la bagarre tra Honda ufficiale e Honda LCR che si butta dentro adesso. Qua ho pure sbagliato la marcia e Bastianini a strada libera. E però Mir è andato veramente lunghissimo. Non abbastanza né da cadere né da darci la possibilità di recuperare posizioni. Bastianini via, anche lui. Via tutti, signore e signori, siamo crollati. Signore e signori, è crollata la nostra resistenza. Ho dato veramente il massimo tutta la gara. Infatti, per una certa parte è stata anche una bella gara, perché comunque abbiamo fatto una grande battaglia con tutti. Però purtroppo non c'è stato niente da fare. All'ultimo giro Morbidelli con la sua Yamaha ci svernicia. Noi lanciamo la staccatona suprema. Addio, addio, amici, addio. Addio turning point con Vignales che è terzo. Addio punti reputazione, perché siamo 14esimi e non nella top 10. 15esimi forse. No, sempre 14esimi. Addio aggiornamenti ufficiali, perché abbiamo perso il turning point. Almeno addio per ora. E forse addio anche zona punti. Dentro su Morbidelli. Niente da perdere, l'ho già detto, momenti me stende, ma ha toccato, io ero all'interno. No ragazzi, dai, almeno la zona punti. Almeno un punticino. Salviamo la faccia. Proviamo a salvarci quantomeno la faccia.
Morbidelli. Via. Vediamo se riusciamo a salvarci da Marini. Sì, ci salviamo da Luca Marini. Quindicesima posizione. Risultato negativissimo. Sì, PowerPoint un'altra volta. È la seconda volta che dico PowerPoint quasi. Turning point perso. Classifica persa. Abbiamo perso una marea veramente di posizioni. Vignale sesto e terzo. Noi siamo settimi, ok? Che per il mondiale è chiuso tutto, perché o lo vince Bagnaia o lo vince Bezzecchi. Però, boh, veramente tanta fatica. Andiamo anche istantaneamente a vedere cosa avranno a dirci ricompense. Perdiamo tutto. Abbiamo perso il turning point. Perdiamo la reputazione. 20.000 reputazione in meno. Turning point perso. Vediamo qual è il prossimo. Un passo alla volta, un moto d'orgoglio. Vediamo cosa ci daranno. Moto d'orgoglio. Che sarebbe... Continuiamo. Non capisco cosa vogliano. Siamo contro Espargaró. Ok, è coerente. Ci avevo già pensato. Ci mettono contro il secondo pilota del team ufficiale. Quindi era anche, diciamo, anche prevedibile e ci può stare. Andrea Sbinda non sembra al centro del progetto di Aprilia. Una buona gara contro Aleix Espargaró potrebbe valere delle evoluzioni. Dobbiamo battere Espargaró ad Assen. Ok, e la gara sarà col flag to flag. Va bene ragazzi, ne prendiamo atto, è fatta. Miller è contento di averci tenuto dietro, gli rispondiamo bene perché non c'ho voglia di stare a litigare con nessuno. Comunque almeno abbiamo portato a casa un punticino, ma veramente un disastro abbastanza. Mi dispiace un botto perché comunque siamo sempre stati davanti a Vignales, ci eravamo sempre riusciti. Non ce l'abbiamo fatta al Sachsenring, dove abbiamo fatto veramente tanta fatica. È finita così stavolta, speriamo in un miglior risultato la prossima. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale per supportarmi ragazzi, perché è veramente veramente un grande aiuto. Se volete qua sotto c'è sempre Instagram, come ho detto all'inizio del video. E noi ci vediamo in un prossimo video, con la speranza di andare un po' meglio. Ciao a tutti.